Nel passato i terremoti hanno lasciato molti residenti per anni senza abitazioni sicure. Dalla politica occorrono misure urgenti per non abbandonare nessuno. Decine di milioni di euro destinati al risanamento di edifici pubblici lesionati dal terremoto, ma messi da parte e inutilizzati dalla politica. Il Molise è da sempre una realtà fragile dove si susseguono eventi naturali come scosse sismiche, alluvioni e frane. Il nuovo governo regionale di centrodestra deve trovare le iniziative giuste per non far morire i centri storici abbandonati per le ripercussioni delle calamità. Io ho chiesto al governatore Toma e agli altri colleghi di provare per una volta a concentrarsi, numero uno, sulle aree del cratere che hanno subito il sisma, quindi i 5, 10, 15 comuni che hanno subito danni. La seconda, di avviare le verifiche sismiche di vulnerabilità non solo di scuole e infrastrutture strategiche, ma anche degli ospedali. E la terza, di cogliere l'occasione per sbloccare tutti i fondi che sono già disponibili e sono incagliati per i terremoti che il nostro Molise ha subito negli anni e che non è solo San Giuliano. Ho ricordato essere anche Venafro, tant'è vero che abbiamo un centro storico che è disabitato ed è la stessa fine che rischiano di fare i 5-6 comuni del cratere, perché se non si interviene in maniera puntuale, quei giovani vanno via. Io li ho visti perché ho girato su quei territori e in effetti il rischio delle aree interne è che si spopolano ancora di più. Dall'84 ad oggi ci sarebbe una cosa che vale circa 80 milioni di euro, che non sono mica pochi. Sono fondi che sono stati richiesti, asseverati, ci sono le perizie, tutti chi si aspetta la ricostruzione della casa, gli interventi da fare anche su campanili, per esempio, pubblici, su compartecipazioni che la Regione dovrebbe dare. Per esempio il campanile di Larino, che in effetti ha problemi, lì esiste già un progetto dove la Curia ha disposto delle erogazioni, ma già nel 2001, e poi la Regione non ha più seguito quella procedura. Adesso quel campanile ha problemi, è sempre lo stesso campanile, quindi ci portiamo dietro dei terremoti da tempo. Ecco perché noi dobbiamo renderci conto, ed è stata la conclusione del mio intervento, che il terremoto è un fenomeno naturale. Per noi non è un'emergenza, purtroppo noi molisani siamo un territorio sismico.